Ciao da Goccia, rieccoci ad Out of the Box. Oggi si va a parlare di The Warp, gioco per 1-4 giocatori della Turtle Jumping Games, ideato da Thomas, grande Thomas, molto Thomas, e suggerito fortemente da Pennuto e Dave, che ringrazio tantissimo perché ha fatto furore dal ritorno da Essen, dove noi, non a Essen, ma nel gioco, saremo una razza aliena che ovviamente dovrà espandersi, conquistare, controllare e ovviamente vincere sulle altre razze. Ma andiamo a vedere come funziona. Il setup varia in base al numero di giocatori. Ogni giocatore prenderà una di queste, lato A o lato B, per tutti uguali in base a quello che verrà deciso. Nel mezzo metteremo questa qua da 7 esagoni con il warp nel mezzo e gli altri giocatori andranno ad assemblare la mappa in questo modo con questo pezzettino da due qua che raffigura il warp piccolo qui e questo qua come se fossero adiacenti, forse in globo che capissi. Poi ogni giocatore va a prendere i propri pezzi del colore. Qui ho fatto un setup da due, ma vi faccio vedere solamente una per comodità e per questione di spazio. I giocatori andranno a prendere, dicevo, tutto quello che riguarda il proprio colore e andranno a mettere nella casella, questa qua, dove c'è la base, con uno zoom, questa casella qua, ci andranno a mettere un pezzo di edificio per tipo. Quindi ci andranno a piazzare un centro di comando, una miniera, una centrale energetica e un centro commerciale. Poi tre truppe e una truppa nell'esagono alla destra di dove c'è la colonia. Poi si andranno a mescolare queste bellissime tesserotte e ne metteremo una per esagono, tranne quella dove c'è il warp centrale. Poi si rivolgono tutte quelle adiacenti ai territori controllati dai giocatori. Il controllato vuol dire scegliere un pezzo. Poi nella plancia si mette i cubetti in questi tracciati nell'ultimo spazio. Andiamo a mescolare le carte archivio che sono queste qua. Le sono fuori, il mazzo c'è, ma è fuori per motivi di spazio. Le mescoliamo, ne diamo in base al numero di giocatori. In questo caso 4, però a ciascun giocatore daremo anche la carta dove c'è scritto Start, che è uguale per tutti. Di queste carte archivio ne andiamo a rivelare 4 e le mettiamo sul tavolo. Se dovessero essere tutte e 4 uguali, quindi ce le andiamo a trovare o di costruzione o di attacco oppure di upgrade, tutte e 4 dovessero essere uguali, si scartano e se ne rimettono altre 4. Dopodiché si mescolano gli obiettivi conquista, progresso e prosperità. E ne riveliamo uno per tipo e poi andiamo a mettere fuori 6 di questi obiettivi pioneering. Per la prima partita consigliano questi 6, comunque tutto segnato nel regolamento. Andiamo a tenerci da parte, oltre a tutto quello che abbiamo detto, anche i vari segnalini di questi indigeni, i segnalini risorse che sono il cristallozzo, meglio l'oro e l'energia, oltre a queste miniaturine grigie che sono miniaturine grigie che sono le navi d'assalto, i cannoni laser e le torri di sentinella. Ah, il giocatore prende anche la plancettina sua, che oltre a quella plancettina lì ci sarà anche uno schermo per tenere, che riepiloga tutte quante le mosse da fare, tutto quello che si può fare, il turno e le varie concine che troveremo, che andrebbe messo qua davanti a nascondere questo, ma per comodità ovviamente lo tengo da parte. Una volta che si è fatto tutto questo, mica finisce qui, eh? In base a quanti giocatori saranno, i giocatori riceveranno risorse, come dicevo appunto, energia e oro e ovviamente le carte archivio che vi dicevo prima. Poi ci si tiene da parte a portata di mano anche i dadi attacco e difesa, ce ne sono un po' di più, ma sono lì nell'angolino. Poi andiamo a mescolare le carte alieno, che sono quelle che vediamo qua. Queste carte alieno saranno quelle che andranno a rappresentare le varie tribù, se sono giallini o verdini. Una volta che le avremo mescolate, le tiriamo fuori due e poi prendiamo a caso un segnalino e lo andiamo a mettere su una. Se da una è giallo, nell'altra deve essere verde, non possono essere dello stesso colore.
di quelle avanzate andremo a fare, in base sempre al numero di giocatori, dei mazzi per poter far sì che ogni giocatore prenda una razza aliena con una meccanica di draft. Praticamente, sempre in base al numero di giocatori, andiamo a fare dei mazzetti. In questo caso, in due giocatori faremo due mazzetti da tre carte. Se ne sceglie una, se passa, se ne sceglie una, se passa. Ma mettiamo caso di più giocatori. In sei giocatori, per esempio, il primo giocatore ci avrà il suo mazzettone di sette carte e l'ultimo giocatore stessa cosa. Andranno a prendere una carta e passeranno il mazzo, in modo che poi alla fine il primo e l'ultimo giocatore abbiano la scelta tra tre di queste carte aliene, a differenza degli altri che ne avranno due da scegliere. Ne scegli una, te la metti davanti e sei contento. Ogni razza aliena, ovviamente di quelle che sono rimaste, avrà una sua bellissima abilità e via. Le altre che non vengono utilizzate vengono cestinate, quasi, perché tra le due carte che avanzano dopo il draft, l'ultimo giocatore andrà a sceglierne una. Di queste qui che viene scelta, sarà quello che sarà dichiarato il guardiano del Warp. Quindi prendiamo questa carta che serve, la mettiamo davanti, avrà le sue caratteristiche e andremo a pescare due segnalini, così col punto interrogativo, che saranno le abilità di questo bellissimo guardiano. Gliele mettiamo qua sopra, ce le mettiamo vicino al tabellone e possiamo iniziare a giocare. Non prima di aver pescato due carte da ciascuna tipologia di obiettivo, rosso, celeste e verde, quindi da queste sei carte ogni giocatore ne sceglie tre. Per davvero a sto giro si può iniziare a giocare. Il turno di un giocatore è diviso in tre fasi. La prima fase sarà quella delle entrate, dove il giocatore dovrà scegliere se ricevere risorse o ricevere truppe. Nella seconda fase è la fase azione, dove si farà una e una sola singola azione, e poi la terza fase è quella finale, dove si sposteranno le truppe, si riveleranno nuove aree e si andranno a rimettere le carte missioni. Nella fase rendite ti andrà a prendere le cose in base ai tracciati che avremo nella nostra plancia. I tracciati sono dati da quanti edifici controlliamo di quel tipo moltiplicato il livello di miglioria. Esempio, nel centro di comando andremo ad aumentare le truppe, nelle miniere l'oro, nelle centrali energetiche l'energia, ovviamente, e nelle stazioni di commercio il commercio. Se io ho tre miniere e il livello è 1, andrò a muovere 3. Se dovessi avere il livello a 3 di miglioria delle miniere e ne possiedete sempre 3, 3 per 3 fa 9, e questo vale per tutti e 4 i tracciati che ci sono. Partendo da questo, uno andrà a scegliere che cosa ricevere all'inizio del proprio turno. Quindi se un giocatore decide di ottenere risorse, andrà a prenderle e se le mette qua dietro. Vi ricordo che c'è lo schermino, quindi saranno nascoste agli altri giocatori. Mentre per quanto riguarda le truppe, può scegliere se metterle in un esagono controllato oppure nella riserva, sempre nella nostra plancettina, oppure un po' e un po'. L'unico dettaglio è che negli esagoni sulla plancia ci possono stare al massimo 4 truppe. Inoltre, in base a dove sono i cubetti saranno anche le cose che riceveremo. Quindi se questo cubettino qui, come detto prima, dovesse essere su il 9, oltre a sbloccare questo bonus qua alto e i bonus che riguardano il combattimento vengono solamente attivati quando si attacca o si difende, gli altri invece sono lì. Se il cubettino è tipo qua, se il cubettino viene in questo qua, vuol dire quando vado a prendere oro ne vado a prendere 3, qui 3 truppe e così via. Se dovesse essere oltre è sempre il massimo che si va a prendere. Dopo che un giocatore ha deciso di raccogliere truppe o risorse, va a fare un consulto. In cosa consiste? Può scartare fino a 3 carte archivio, e se lo fa riceve la risorsa in basso a sinistra che è indicata, queste risorse qua, e ne pesca 2. Quindi ne può scartare anche 0, ma ne deve pescare 2 fino a un massimo di mano di 8. Quindi se ha 7 carte in mano ne pesca solamente una. Può scegliere tra le 4 carte che sono a disposizione o quelle del mazzo, a sua discrezione. Le carte prese da quelle disponibili nel mercato però non vengono rimpinguate subito, si rimettono alla fine della fase. Ricordandosi sempre che se sono tutte e quattro dello stesso tipo,
quelle nel mercato verranno scartate e rimesse nell'altra. Nella fase azione, come dicevo, il giocatore può effettuare solo una sola azione tra sviluppare, chiamiamola terraformare, e attaccare. Con lo sviluppo va a giocare una carta di quelle che ha in mano e la attiva. Molto semplice. Di carte ce ne saranno solo esclusivamente due tipi. Le celesti sono di combattimento e le gialle sono quelle di sviluppo. Di quelle di sviluppo ne andremo a trovare però di altri due tipi, che saranno quelle di costruzione e quelle di miglioria, quindi mattoni, freccetta e poi dopo combattimento, che sono quelle celesti. Con le carte costruzione si va a costruire qualcosa, si paga quello che c'è a destra e si costruisce quello che c'è a sinistra. Si potrà andare a costruire una miniera dove c'è indicato il simbolo dell'oro e una centrale energetica dove c'è il simbolo del cubetto. Non si potrà costruire due edifici dello stesso tipo a meno che non ci siano due simboli uguali, tipo qui c'è due cubetti, ci potranno costruire due centrali come indicato nel disegnino qua, e il massimo di edifici che ci possono stare in un esagono è di 4. Quindi nella nostra casella iniziale, che è quella della colonia, ci sono già 4 edifici, quindi qui non ci si potrà costruire più nulla. Ovviamente tutte le volte che andremo a costruire qualcosa o a migliorare qualcosa, andremo a spostare i cubetti nel tracciato. Quindi se dovessi costruire una miniera, vado a spostare la miniera di uno spazio. Se invece vado a migliorare una miniera, alzo il cubettino qui e ovviamente vado a fare le moltiplicazioni del caso. Ho costruito una miniera e sono sempre a 2, dovessi essere con due miniere, come in questo caso perché ce l'ho, vado a 4. Ricordo sempre che in una carta si può fare solo una cosa. Una volta che un giocatore ha giocato la carta sviluppo, gli altri giocatori possono seguire come in altri giochi. Quindi anche loro possono giocare una carta gialla. Non importa se il giocatore che ha fatto l'azione ha fatto costruire, gli altri non devono andare dietro con costruire, ma possono seguire con qualsiasi altra carta, basta che sia gialla. Se lo fanno, il giocatore di turno che ha giocato la carta può prendere una risorsa a sua scelta tra energia e oro fino a un massimo di 3 in qualsiasi combinazione. Le altre cose che possono essere costruite sono questi edificetti grigi e ognuno ha un suo utilizzo. La seconda fase, che è quella di terraformare, il giocatore sceglie due aree nella mappa che non siano controllate da un altro giocatore, oppure l'area del warp, e va a modificare il modificatore del terreno, questo che sarebbe praticamente l'altitudine di quel terreno. Di questi due ora ve lo dico, di questi due terreni che sceglie, uno lo abbasserà e l'altro lo alzerà, dopo da 3 porta a 4 e da 4 lo porta a 3. Gli altri giocatori possono decidere di seguire. Se lo fanno, sceglieranno uno, un solo territorio da aumentare o diminuire di uno, tranne ovviamente quelli che appartengono ad altri giocatori, quelli appena modificati e il warp nel mezzo. Nel caso in cui più giocatori vogliono aumentare e abbassare il livello di un esagono, si seguirà l'ordine di turno. Il giocatore che ha lanciato l'azione riceverà una carta archivio per ogni giocatore che l'ha seguito, fino a un massimo di 3 carte. Per quanto riguarda l'attacco, il giocatore di turno sceglie uno dei propri territori controllati da dove partirà l'attacco. Va a bersagliare un'area che sia adiacente. Da questa casella sarebbero queste. Se avesse avuto una truppina qui, questa sarebbe stata adiacente a questa. Quindi dove c'è il segnalino wormhole sono considerati adiacenti, come dicevo all'inizio partita. Una volta che ha scelto dove va ad attaccare, sposterà le sue truppe in quel esagonetto. Almeno una truppa dovrà rimanere nell'esagono di partenza. Vi ricordo sempre che il limite di truppe in un esagono è 4, quindi se io ne ho 4 in un esagono e mi sposto, vuol dire che una rimarrà lì e andrò con 3. Ci saranno carte che permetteranno di aggiungere altre truppe alla battaglia. A partire dal giocatore in attacco, giocherà una singola carta blu, che è quella di attacco, e se la mette davanti a sé. Può giocarla, e la deve dire. E in questo caso, se va ad attaccare un giocatore direttamente, quindi se con questo qui, mettiamo caso, ho le truppine e vado qua a
schiaffeggiare il giocatore avversario, il giocatore avversario anche lui dirà ok, io vado a giocare una carta e se la gioca davanti, può anche non giocarla e se la mette lì, quindi è un attacco diretto. Nel caso in cui invece il giocatore vada ad attaccare un territorio con gli esiliati, quindi saranno i talloncini che ci sono, a partire dal giocatore alla sinistra del giocatore attivo potranno giocare una carta in favore degli esiliati. Il giocatore alla sinistra dice di no, si continua così a giro giro, verrà chiesto solo una volta, se nessuno va a giocare carte non verranno giocate carte in favore degli esiliati. Se qualcuno gioca una carta sarà quel giocatore a prendere le decisioni come se fosse roba sua, ma non lo è. Dopo fatto ciò, il giocatore attivo può corrompere il giocatore avversario offrendogli, ovviamente se è stata giocata una carta, offrendogli oro, energia o truppe, una carta archivio che ha in mano, non una ma anche quante ne vuole, o carte ricompensa, che sono questo mazzettino qua che non vi ho parlato, sono carte che danno roba quando si riceve. Il giocatore attivo propone questo bellissimo scambio, dice ehi guarda ti do sta roba qui se te non giochi quella carta. Il giocatore che ha giocato la carta può accettare o rifiutare. Stop, non ci sono, allora dammene una in più, dammene una in meno. O accetta o rifiuta. Si accetta, scarta la carta che ha giocato a faccia in su nella fila di scarti e prende quello che gli è stato promesso. Se rifiuta, la carta se la tiene e si continua con il combattimento. Se avesse accettato, il combattimento continuava lo stesso, ma senza la carta giocata. A questo punto si vanno a rivelare le carte. Le carte combattimento che hanno diverse opzioni, come indicato, in basso ti dice che cos'è e se viene scartata, come dicevo prima, vi dà questa risorsa. Queste parti con il punto esclamativo, è importante leggere cosa c'è scritto perché ti dice se questa carta può essere giocata e se ha un effetto dopo il combattimento o durante il combattimento. Quindi i giocatori rivelano la propria carta e, dato che viene fatta in contemporanea, dovranno avere in mano le risorse scelte per l'attivazione di quella carta. In questo caso, se il giocatore volesse giocare questa qui, due ori e un'energia, se volesse fare questa che rimuovi un avversario, aggiungi una tua, due pepite oro e tre energia. E poi dopo c'è questa roba qui che potrebbe capitare dopo. Si rivela, nel caso in cui un giocatore abbia giocato la carta, è obbligato a scegliere una delle tre azioni. E se non ha le risorse per poter pagare quell'azione, deve rivelare, o meglio, alzare il proprio schermino e far vedere che cosa c'ha nella sua riserva. Una volta rivelate le carte, il giocatore attaccante prenderà i dadi rossi, il giocatore in difesa prenderà i dadi neri. Quanti dadi si prendono? Si prendono in base a quante unità ci sono. Mettiamo caso l'esempio è questo. Si va a prendere due rossi per l'attaccante verde e uno per l'altro. Poi se ci sono carte che permettono di aggiungere dadi, tipo questa carta qua che fa aggiungere dadi, aggiungiamo altri dadi. Alcune carte daranno la possibilità di aggiungere, ritirare oppure girare il dado nella faccia opposta. Altri faranno aumentare il valore del dado e in questo caso se il bonus fa aumentare il valore del dado, il dado non potrà mai essere superiore a 6. Quindi un 6 rimane un 6 anche se hai un più 82. Una volta fatto questo, che si è determinato quante truppe ci sono in attacco, in difesa e quanti i bonus eccetera eccetera, si vanno a tirare i dadi. Si tirano i dadi e una volta confrontati i dadi si fa la somma e viene moltiplicata per il valore che c'è indicato qua sopra. Quindi valore moltiplicatore, in questo caso un bel 4. La forza del verde è 6 per 4, 24, la forza dell'esiliato è 2 per 4, 8. Nel caso in cui ci siano bonus, che questi bonus facciano cambiare valori dei dadi e quant'altro, aggiungere altro, vengono attivati uno alla volta, partendo dal giocatore attaccante e alternandosi. Magari io ho un dado, ho uno che mi fa girare il dado dall'altra parte, anche lui ce l'ha, quindi poi dopo se lo gira. Poi un dado che mi dà un più uno, quindi questo 4 diventa un 5, questo 5 diventa un 6. Se un giocatore ha più bonus per manipolare i dadi, sceglie lui in che ordine attivarli. Una volta che i dadi vengono tirati e abbiamo il numero definitivo, si va nella fase di risoluzione del combattimento.
Se l'attaccante ha un valore inferiore rispetto al difensore, ritira le proprie truppette da dove sono arrivate, ne perde una che torna nella riserva generale e il difensore si prende una carta ricompensa. In caso in cui un giocatore avesse supportato la razza aliena, quindi il talloncino stampato qua sopra, invece di una carta se ne prende due. Nel caso il valore sia uguale, entrambi, attaccante e difensore, perdono una unità. Se il difensore era un esiliato, quindi un talloncino, si va a mettere un segnalino modificatore a indicare che c'è una truppa in meno, quindi tirerà un dado in meno. Se invece era questa situazione qua, si rimuove e finisce in questo modo. Se ci sono ancora truppe in difesa, conta come se avesse vinto la difesa. E come sempre si prendono carte di ricompensa, eccetera, eccetera. Se invece ci sono, in questo caso, pareggio, questo si rimuove perché è uno solo, qui se ne rimuove una e gliene rimane una, conta come se l'attaccante avesse vinto. Quindi l'attaccante si va a pescare una carta ricompensa. E nell'evento che il giocatore attaccante vinca, le truppe del difensore vengono eliminate e ritornano nella riserva, quindi che siano esiliati o che siano un altro giocatore vengono rimosse. Se ci dovessero essere edifici avversari, questi edifici vengono sostituiti con quelli del giocatore vincente, quindi gli conquista gli edifici e, avendo vinto, l'attaccante si va a prendere una bellissima carta ricompensa. Le carte ricompensa che vengono vinte attraverso il combattimento andranno piazzate in questo spazio qua. Ne possiamo tenere al massimo 4. Queste carte possono essere riscattate in due modi. Il primo è più semplice: uso la carta e mi piglio quello che c'è indicato, risorse, truppe o quant'altro, bonus, eccetera eccetera, me lo dice la carta ricompensa. L'altro modo invece è come parte del ricompensa della nostra razza aliena che abbiamo scelto all'inizio. Qua sulla destra, come vedete, c'è il simbolino che è questo simbolo uguale uguale. Ne ho due e vado a fare questo. Semplice, ogni alieno c'ha la sua beltà. Tipo questa qui, pipipi. Quando attivi questa, il costo è ridotto di uno. Ultima cosa, durante il proprio turno, in qualsiasi fase, si può fare un'azione di scambio. L'azione di scambio è data dall'ultima traccia qua e si può scambiare con rapporto 1 a 1 oro in energia e energia in oro. Quante volte si può fare? Meglio, quanti si possono cambiare? Tipo qui ora se ne cambia uno, se dovesse avere il cubetto qua giù in fondo, vediamo un po' se ci riesco, benissimo, vuol dire che posso scambiare 3 energia in 3 ori e viceversa. Nella fase finale abbiamo 3 passi da seguire. Il primo è il movimento delle truppe. Posso muovere, questa cosa non è legale, posso muovere delle truppe da un territorio a un territorio adiacente che contenga le mie truppe, così e così, ma l'importante è che uno rimanga sempre indietro. Posso muovere territorio a territorio se quella adiacente non ha nessuno, né nemici, è libero, per capirsi. In questo caso, questo è libero, posso muoverci i miei truppini. Si possono fare fino a 2 movimenti di truppa. Come seconda fase andiamo a girare questi segnalini qui. Se nello spostamento ci andiamo ad avvicinare a un territorio che ha dei segnalini a faccia in giù, le giriamo e vediamo quali saranno gli esiliati che campano e vivono in quell'esagono. Poi l'ultima è rimpiazzare le carte missioni. Le carte missioni, come vi dicevo, sono di questi 3 tipi e principalmente queste missioni possono essere soddisfatte in qualsiasi momento nel proprio turno, nel turno di un avversario. Non c'è limite a quante se ne possono soddisfare e queste daranno punti vittoria indicate da queste bellissime stelline nell'angolo a destra. Ogni colore sta a indicare per che cosa si vanno a prendere, tipo le rosse si prenderanno per il combattimento, le verdi per guadagnare le risorse e le celesti per completare e per costruire gli edifici, come si vede da qui, tipo le dadi durante il combattimento, fai questo qui oppure fai queste qua in mano. E poi ci sono queste 6 che sono aperte, ma di solito vengono fatte parecchio più avanti perché hanno dei requisiti un po' più alti, tipo raggiungi la 12ª posizione nel tracciato, quello lì, oppure controlla 5 territori. Durante questa fase, se sono quelle aperte, si vanno a rimettere le carte e rizzati. Invece per quelle che abbiamo in mano possiamo
pagando oro o energia, prenderne altre dal mazzo e tenerle in mano e averle come segrete. Poi vi ricordo che quando si costruisce uno di questi avamposti commerciali, ti può scartare una carta dalla mano, pescarne due e scegliere una di queste due e l'altra scartarla e rimetterla sotto il mazzo. Non si potrà mai avere però due carte, più di due carte dello stesso tipo. Parliamo adesso di questo bello spaziettone al centro, che è il Warp. Se un giocatore volesse attaccare il Warp, troverà un bellissimo guardiano a difenderlo, che è l'alieno che è stato scelto a inizio partita. L'alieno potrebbe avere da 1 a 3 bonus, che sono questi cippettini che abbiamo messo, per il combattimento. Oltre a quello, l'alieno indica quant'è il moltiplicatore, in questo caso 7, e non può essere modificato in alcun modo. Ti dice quanti dadi tira, in questo caso 2, e poi le variabilità che abbiamo visto prima. Inoltre, se si riesce a conquistare quel posto, quanti punti darà? Quanti punti darà per il controllo del warp a inizio turno del giocatore che lo sta controllando? E poi quanti punti a fine partita verranno dati a chi detiene il warp? Gli altri giocatori possono schiaffeggiarlo altro, ma il moltiplicatore sarà sempre questo qui indicato se uno riesce a conquistarlo o buttalo giù. Vai, moltiplicatore 7. Ovviamente il tizio non può essere bersagliato da cannoni laser e, come dicevo, il moltiplicatore non può essere modificato in alcun modo. Il gioco quando finisce? Quando un giocatore ha 9 punti missione, si innesca la fine del gioco. In base al numero di giocatori verranno giocati 3 o 2 ulteriori round e alla fine di questi round si andrà a vedere chi ha più punti missione, chi ha più punti guadagnati in qualsiasi altro modo grazie a queste bellissime stelline che uno si ritiene per indicare i punti. Chi ha più punti vince, come ho detto. In caso di pareggio, perché ci può anche capitare quello, vince il giocatore che ha più missioni completate. Se il numero di missioni sono uguali, i giocatori andranno a condividere la vittoria. Beh, come prima cosa volevo ringraziare Dave e Pennuto che hanno già fatto. Comunque, andando diretto al gioco. Componenti. Il gioco fa una bella figura sul tavolo, sia per via delle miniature, bei colori, molto ricco di grafica. Si fa notare, giocarlo soprattutto in 4 riempie anche bene la mappa, che anche questa è una nota dolente, perché nonostante sugli esagoni siano disegnati che cosa puoi andare a costruire, o meglio, le miniere e le centrali, e poi dopo riassunto con sotto il simbolino della risorsa che viene data, quando in un esagono cominciano ad esserci 4 edifici, 4 truppe, in questa maniera, è anche un po' confusionario. Diciamo che non è di immediata lettura, questo va detto. Però, con più partite ci fai, riesci un pochino a raccapezzarti su cosa sta succedendo in mappa. Alla prima partita, soprattutto tra le carte obiettivo da leggere, che rallenta un po', tra le carte che c'è in mano, che sì, hanno delle icone, sono quelle che si ripetono, però alcune hanno il testo che ti dicono che cosa va a fare quella carta se giocata, e sono tutte cose che un po' vanno a rallentare. Le abilità degli alieni, quelli che hai te, una volta l'hanno parata a posto, però ti devi ricordare c'è quella che devi attivare. Poi ci sono quelle degli altri giocatori, che basta chiedere tutte le volte. Quindi sono cose che nella prima partita c'è questo bello scalino da salire, che una volta che l'hai fatto e ci prendi mano, è un gioco che con più ci giochi, con più riesci ad entrare nel meccanismo e nella lettura del gioco stesso. Alla fine del salmo, come regolamento, non è pesantissimo, perché, come avete visto, è gioco, all'inizio mi vado a organizzare, gioco la carta, faccio quello che voglio fare, voglio combattere, gioco una carta, quell'altro gioco una carta, non la gioca nessuno, boom, belle, molti belli, tiro i dadi, faccio la moltiplicazione, buono, arrivederci. C'è la navettina, bene, ignoro la mappa, contro la nave in base al livello che ho, c'è le truppe, è abbastanza semplice. Poi il sistema, chiamiamolo alla Risico, una truppa la lascio indietro, quell'altra avanzo. Quindi sono cose che alla fine del salmo sono già riviste da altre. Faccio l'azione, quell'altro mi segue, Puerto Rico e tanti altri poi a seguire. Quindi nulla di esageratamente nuovo, mettiamola così, però che tutto sommato insieme hai questo gioco 4x, che poi di 4x diciamo che è meglio fino a 4x, perché posso giocare senza combattere con un altro giocatore,
posso non esplorare, non restare nel mio, quindi è un fino a 4X, non è un 4X obbligatorio come potrebbe essere altri giochi a noi ben conosciuti. Poi la durata della partita è anche abbastanza contenuta paragonata ad altri giochi dello stesso genere. Un gioco che magari ti porta via un'intera giornata, qua in 2 ore 3 ore to alla prima riesci a cavartela bene. Poi giochi in due acquisisce un senso, o meglio è molto più largo, molto più semplice, se vuoi ti dai meno noia, però l'interazione c'è e ce n'è tanta, perché anche se volessi combattere contro gli esiliati l'altro giocatore può sempre così a partecipare, quindi è sempre un uno contro uno. Voglio combattere un altro giocatore, per forza deve partecipare. Ci sono 3 giocatori, regge bene, in 4 i tempi ovviamente si allungano un po' perché ci sta, però c'è sempre l'interazione con gli altri giocatori perché possono supportare. Con un'espansione tu arrivi anche a 6, quindi c'hai ancora di più interazione per forza di cose, perché è la corsa a far punti, a fare gli obiettivi, rubarli agli altri, andare a controllare il centro della mappa, il warp, che quando lo becchi e se c'è anche l'alieno giusto un bel po' di bonus e punti li vai a fare. Quindi è un gioco che una volta superato questo scalino iniziale della leggibilità scorre e fila liscio. Detto questo, vi rimando a tutto ciò che concerne la Tana, forum, social, quant'altro. Iscrivetevi se volete iscrivervi, chi non si iscrive poi vi faccio scrivere da Tal e non vi conviene, e poi tutto quello che è forum, social e quant'altro. Ma io ve l'ho già detto, ve lo ripeto, e come sempre, se siete in dubbio, sapete come giocare.